Tra l'altro, come le avete trovate queste due sorelle? Che poi immagino l'avrete notata anche voi, sono veramente così, tant'è vero che poi si sono fatte arrestare all'uscita di un supermercato, sempre per quello shopping compulsivo. Compulsivo, sì. E le abbiamo trovate a Bastoggi. Nella prima stesura della sceneggiatura non c'erano le sorelle, quindi immaginatevi lo stesso film, chi l'ha visto, la stessa identica storia senza le sorelle. Quindi io con questo ragazzino, madre single, avendo la mio ex marito in prigione, eccetera. Poi abbiamo fatto dei provini perché noi siamo andati a girare a Bastoggi, che è un po' come andare a Fort Knox, praticamente si entra lì e poi... E siamo stati 2 mesi e naturalmente quando vai a lavorare in un posto fai lavorare le persone del luogo, quindi insieme in supporto ai tecnici, ai reparti tecnici e anche molti attori, anche perché dovevano avere, come dire, un modo di parlare, un aspetto molto riconoscibile in quel luogo. E perciò non potevamo certo mettere lì uno che passava, un attore col birignao che parlasse così, perché non era credibile. E dunque Riccardo ha fatto molti provini di persone del posto e ha trovato queste due gemelle, queste due ragazze, che ci hanno proprio colpito. Quindi poi è tornato in casa, io ero con gli altri due sceneggiatori, Giulia Calenda, Furio Andreotti, a scrivere, è arrivato e ha detto: io devo farvi vedere loro perché dobbiamo metterle nel film. E ci siamo tutti, insomma, siamo stati molto colpiti da queste ragazze, che parlavano in questo modo, avevano anche una storia di vita, insomma, molto dura. E le abbiamo sempre voluto bene perché poi in 2 mesi di frequentazione sempre con le stesse persone, noi ci si sveglia che è buio, ti svegli alle 4, ti trovi al tempo alle 5, passi la giornata sempre insieme, abbiamo degli orari lunghissimi così, e si instaura un rapporto sempre più caldo con la truppa, perché poi è sempre quella che è la tua seconda famiglia, e con le persone che stai frequentando. Quindi io al trucco sentivo le loro storie folli a volte, di vita, di racconti personali, di zie che hanno fatto o detto cose che non gli andavano bene, di parenti che le avevano offese, non so, c'era di tutto nei loro racconti. Quindi è nata un bel rapporto lavorando lì. Poi io sono un po' arrabbiata adesso perché bisogna sempre riuscire ad intervenire sulla propria vita, e questo me l'avevano promesso, ma magari ci riusciranno piano piano.